amici e amiche di nerdando.com, bentornati, benvenuti. Oggi siamo ospiti a Milano dello studio di registrazione Disk to Disk e abbiamo incontrato Katia Sorrentino. Ciao a tutti. Ciao Ciao. Katia, ciao, grazie. Ci mancherebbe, grazie a te. Possiamo anche stringerci la mano, sono Possiamo? queste cose Sì, formali. sono anche in camicia, non so se hai notato Wow, la mia meraviglioso. eleganza. Non, dovrei avere la Assolutamente. maglietta nerdando, non ce l'ho sulla camicia. È così, va bene. Allora, senti. Cominciamo a raccontarci un pochettino di te e del Sì. doppiaggio, di come hai iniziato. Io so che sei bolognese. Sì, sono della provincia di Bologna, benissimo. Benissimo. E vuoi raccontarci come hai iniziato, come ti sei avvicinata a questo Al mondo? mondo del doppiaggio, guarda, riassumendo, ogni volta che mi viene chiesto, io rispondo sempre per la mia inguaribile passione nei confronti dei cartoni animati Giapponesi. giapponesi, soprattutto, ma non soltanto, sai, anche quelli della Walt Disney piuttosto che. Perché ero veramente fissatissima, c'erano quasi un'ossessione usando un parolone, però veramente mi piacevano da morire, mi piaceva l'idea di poter caratterizzare la mia voce perché sin da piccina avevo questa abitudine di giocare, quindi di modulare la maniera in cui parlavo. E prima ancora di questo, devo dirti che sono sempre stata appassionatissima del mondo delle arti performative, quindi della recitazione, del canto, della danza e anche Tu tra l'altro questo. canti anche, giusto? Oddio, canto è un parolone, canto sotto la doccia. Mi è capitato per lavoro di intonare qualcosina, ma niente, niente di che. Le parti cantate veramente le lascio ai cantanti, come è giusto che sia. Senti, tu ti sei diplomata qua a Milano in doppiaggio? Ho fatto un primissimo corso a Bologna, in realtà, con degli attori doppiatori di Roma, che sono Rodolfo Bianchi e Massimo Giuliani. Ho frequentato prima l'Accademia Nazionale del Cinema lì e ho fatto un primo corso di doppiaggio nel 2006. E avevo 19 anni praticamente, poco prima del compimento dei 20. Quindi sei scappata da casa, io non voglio fare la scuola, voglio fare l'attrice, una roba del genere? Non proprio nel senso che in famiglia, proprio in virtù di quello che ci stavamo dicendo, fin da piccola sapevano che io nutrivo questo amore nei confronti del doppiaggio e del mondo dell'arte, come chiamarla così. E, in realtà io mi sono soltanto diplomata. Dopo il conseguimento del diploma mi sarebbe piaciuto tantissimo poter continuare gli studi, ma la verità dei fatti è che non sapevo esattamente su che cosa indirizzarmi, mentre il doppiaggio è sempre stato un chiodo fisso. E un pomeriggio è arrivato a casa mia uno dei miei cugini, che abitano a Bologna, e fa: "Guarda, ho visto un manifesto che pubblicizza un corso di doppiaggio a Bologna, non mi sembrava vero." E diciamo quindi che non ho avuto neanche grossissimi dubbi io. È stato un po' più complicato, tra virgolette, farlo capire in famiglia, perché l'idea di dire non vado all'università, ma mi piacerebbe tanto essere supportata in questo tentativo, il primo impatto, come è logico che sia per un genitore, è sempre sì, però sai, Il pezzo di carta. devo fare questo! E in realtà sotto questo punto di vista sono stata molto fortunata e quindi ho avuto modo di provare a intraprendere questo percorso di studi. Poi chiaramente l'ho accompagnato da altri lavoretti, però sì, ho cominciato quasi subito. Poi, siccome non mi sentivo preparatissima, non che oggi mi sento preparatissima, ma sicuramente mi sento un po' più sicura di qualche anno fa, ho deciso di venire a Milano perché sapevo che a Milano prevalentemente venivano trattati proprio i cartoni animati. In realtà, per paradosso, da che ho iniziato a lavorare io, ho fatto per la stragrande maggioranza tutt'altro. Mi è capitato anche di fare cartoni animati, però, e poi vabbè, crescendo i miei orizzonti, lo dico sempre, si sono allargati Qual è tantissimo. stato il tuo primo lavoro importante? Il mio primo lavoro importante è stato un telefilm sì, diciamo per adolescenti, intitolato Skins, la versione americana però, perché esiste anche la versione inglese, dove ho avuto modo di doppiare l'insegnante dei ragazzi protagonisti, che per tutto lo svolgimento della serie si vedono continuamente, e anche il mio personaggio abbastanza. Il mio primo personaggio, primo provino su parte, e è cominciato tutto più o meno così, più o meno così. Il personaggio però ha un'età molto diversa rispetto alla tua.
Allora, in realtà nella serie era mia coetanea all'epoca, perché ho cominciato che avevo più o meno 23 anni a lavorare nel doppiaggio. Un'insegnante giovane. Esatto, ma l'attrice dichiarava di avere questa età nella serie. L'attrice veramente, però, ero leggermente più grandicella, però non è che si distanziasse tantissimo da me. Quello che mi è sembrato strano all'epoca è che io potessi essere scelta per interpretare un ruolo diverso da quello di altri ragazzi miei coetanei che invece interpretavano i ragazzini, nel vero senso del termine. Probabilmente perché questa insegnante, proprio a livello di storia, era un personaggio molto, molto più immaturo e quindi. Hai vinto l'immaturità. No, c'è Yeah! di che esserne fieri, voglio dire, capita tutti i giorni. Senti, io so, ho letto, ma dimmi tu se è vero o no, che oltre a caratterizzare animaletti vari, bambini, vecchiette, fai anche accenti stranieri di diverso tipo. Ma sai che cosa succede in questi momenti? Che uno viene colto un po' impreparato e se me lo dicevi prima scrivevo un passo per fare questa Ecco, intervista, però accidenti. allora la domanda è questa: Sì. se tu prendi una persona francese, spagnola, inglese, tedesca, gli chiedi di parlare in italiano, non parlano nel modo in cui noi sentiamo invece doppiato. È Certo. quello che alcuni definiscono doppiagese. Sì, chiaramente. Dici cosa ne pensi di questo tema? Ma un fondo di verità c'è sicuramente, nel senso che un conto è, diciamo, tentare di emulare una parlata che si conosce magari fino a un certo punto per ragioni di sonorità, e un conto essere effettivamente bilingue o madrelingua. Che ne so, ad esempio francese, ritrovarsi a parlare in italiano, questo senz'altro. Il punto, e tra l'altro una domanda molto interessante perché mi è capitato di leggere comprensibilmente alcune critiche inerenti a un lavoro che ho avuto modo di doppiare, di cui poi parleremo eventualmente. Una cosa che a molti sfugge è il fatto, che sfugge non so se sia il termine corretto, però magari uno non ci pensa troppo su, è che è molto difficile reperire dei madrelingua che siano in grado di recitare in italiano. E poi dipende dalle lingue, perché un conto è provare ad emulare una parlata francese che io prima poi ho enfatizzato volutamente, un conto è provare, che ne so, l'accento africano piuttosto che cinese senza sembrare veramente una macchietta. E sono cose di cui tener conto sicuramente. Quindi do pienamente ragione a chi ritiene che a volte il confine tra verità ed esagerazione sia molto sottile. D'altra parte è complicato. Secondo te a quel punto sarebbe meglio, però voglio una tua opinione proprio personale, sarebbe meglio lasciare così le cose o evitare l'accento, però questa so che è una decisione del direttore di doppiaggio, evitare, io ti faccio un esempio, primo che mi viene in mente, che è il doppiaggio di Il Codice da Vinci, in cui la protagonista femminile ha questo fortissimo accento francese, ma è l'unica ad averlo in un film ambientato tutto in Francia. È abbastanza ridicolo, nel senso che stona molto. Sappiamo che è francese, voglio dire, sospensione dell'incredulità, si capisce. Secondo te è comunque meglio lasciarlo questo accento in modo tale da arrivare meglio, oppure sarebbe meglio confidare di più sulla credulità degli spettatori? Guarda, mi fai una domanda molto delicata, nel senso che per quanto riguarda la mia opinione, ti parlo più che da doppiatrice, da spettatrice. Credo anche che a differenza di molti anni fa, qualcosa sia cambiato per quanto riguarda l'accessibilità alle informazioni al prodotto originale di base. Mi spiego meglio. Hai presente la serie La Tata? La sitcom. Ecco, chiaramente è stato creato in Italia un personaggio praticamente
quasi da zero Sì. nel suo modo, nel suo background, eccetera, eccetera. Questo perché in originale non era assolutamente una suocera o una cosa del genere, adesso non mi ricordo, non vorrei fare una Sì, se gaffe. ricordo bene, hanno anche addirittura cambiato i rapporti tra quella che in Italia è la zia e invece in America era la madre. Esatto, quindi per un discorso di fedeltà assoluta all'originale comprendo il fatto che si dica perché, però in fin dei conti è vero anche che se un lavoro è fatto con un senso, una ricerca, diciamo la volontà di riportare nella nostra lingua qualcosa in un determinato modo che possa funzionare, secondo me non sempre è così sbagliato cercare di mediare e trovare una Fa colore. soluzione, ecco. Fa colore, ma se è fatto bene, ad esempio, per quanto riguarda me, la Tata è una delle mie sitcom preferite, non mi sono mai interessata davvero di come potesse essere in originale. Poi non lo so, questa è la mia opinione personale. Va bene, senti, torniamo ai primissimi momenti. Raccontaci un po' quanto fa paura la prima volta mentre sei davanti a un leggio. No, per quanto mi riguarda fa paurissima veramente e ti dirò di più. Per quanto assurdo possa sembrare, per me è sempre molto ansiogeno in qualche modo trovarmi davanti al microfono ogni volta che mi ritrovo per la prima volta a doppiare in una realtà che non conosco, perché magari non mi sento subito a mio agio. Non conosco nel dettaglio le persone, o magari relativamente al ruolo che sto interpretando, perché magari sento una grossa responsabilità in un determinato momento, quindi non riesco a lasciarmi andare, ma questo è un limite mio, su cui spero di riuscire a lavorare sempre, sempre di più. Senti, c'è qualche cosa che ti è capitato di dover dire e che proprio non ti andasse giù? Dice, no, io questa roba non la voglio dire, non ce la faccio a dirla. No, non ce la faccio a dirla, devo dire la verità, non mi è mai capitato, perché ho sempre tentato di ragionare relativamente a... Non è Katia che esprime un'opinione, ma fa parte del mio lavoro, insomma, cercare di interpretare qualcosa che si scosta anche tantissimo da me. Quindi no, onestamente no, sicuramente però mi è capitato di pensare, ma perché? Questo assolutamente sì, ma perché? Poi può capitare di ritrovarsi in situazioni particolari, magari non necessariamente con il doppiaggio, ma con la pubblicità, sai, quando magari ti chiedono di fare degli spot per propaganda politica e magari quella propaganda non rispecchia le tue idee. A tal proposito, non mi è mai capitato direttamente, però... Posso capire come dicono, guarda, preferirei di no, che comunque la mia voce è una cosa Venga che, associata a quel tipo di esatto, messaggio. promozionale, ovvio. Certo. Senti, facciamo un bel salto. Io voglio chiederti a proposito di un film che hai doppiato, un film dal titolo oggettivamente chilometrico Credo di aver già capito allora. è abbastanza surreale, però Sì. il punto è che tu hai doppiato Lily James. Ok. Ricordi il titolo in Il questione? club del libro e della torta di buccia di patata di Guernsey. Perfetto. Allora, raccontaci un po' di questo. No, più che altro, al di là del film in sé, mi interessa il rapporto con l'attrice. Con l'attrice. Ma è stato molto naturale in qualche modo, nel senso che questo vale per tutte le volte in cui mi ritrovo in situazioni di questo genere. Ogni volta che vedo davanti a me un'attrice o un personaggio che ritengo, per mio gusto, essere nelle mie corde, è quasi come incontrare una persona che si conosce da sempre. E in questo caso, nello specifico, è stato esattamente così. Un po', se vuoi, anche per canoni estetici, l'ho sentita molto familiare guardandola la prima volta, un po' perché la tipologia di personaggio non si distanzia così tanto da me. Non voglio dire che io sia una scrittrice di successo, magari non ne sono in grado, però ecco, non ho trovato particolari difficoltà nel tentare di incollarmi a lei, come si suol dire in gergo tecnico.
Quindi l'incollatura c'è stata Ma e... diciamo che poi sicuramente non è stato semplicissimo, però a differenza di altre volte in cui mi è capitato di guardare un personaggio e dire in questo caso è stato più semplice. Tu ti riascolti, ti riguardi quando passa in TV o ti vai addirittura a cercare... Sì, ammetto di sì. Alle volte mi capita non perché lo scelga io, e alle volte perché magari passa un film in TV, una puntata di qualcosa, un po' perché ho degli amici un po' disgraziatelli, nel senso che a volte perché sanno che io mi imbarazzo tantissimo, mi mandano certi file audio, mi fanno vedere certi spezzoni video e quindi vabbè. Altre volte onestamente sì, per curiosità mi è capitato di andarmi a cercare di proposito per vedere che cosa fosse saltato fuori, anche perché mi serve molto. Mi serve per rendermi conto magari di alcune cose che mi sono state dette in fase di lavorazione e che probabilmente ho capito fino a un certo punto, e quando hai modo di riascoltare un lavoro fatto nel suo insieme, ti rendi conto veramente di molte cose. Quindi lo usi come autoformazione per le volte successive. Sì, usando un parolone grosso, sì. Va bene, senti, passiamo un po' ai cartoni animati. Te ne cito due a caso, i primi che mi vengono in mente, due pezzi molto grossi che sono le Winx e My Little Pony. Ok. Ora, nel caso specifico delle Winx, l'esperienza è strana, nel senso che innanzitutto stiamo parlando di un cartone che viene doppiato praticamente in fase di realizzazione e non è una cosa così scontata. E tra l'altro non faccio parte del cast principale, per cui diciamo mi capita di avere a che fare con le Winx una o due volte ogni boh, 3 anni alle volte addirittura. E tra l'altro è una produzione che facciamo giù a Roma. E My Little Pony, anche lì ho cominciato con delle comparse diversi anni fa e poi mi sono ritrovata abbastanza di recente a interpretare un pony, nonostante il titolo, ma una yak, che è questo bisonte, per darti un'idea, che parla con questa voce tutta appesantita, tutta grattata, ed è completamente fuori di testa, goffissima, e anche lei mi sono rispecchiata molto. Anche nel mal di gola a fine giornata. Senti, a tal proposito, mi dà l'occasione per chiederti una cosa relativa proprio al doppiaggio di parti di vecchiette, come ho detto prima, ma anche di bambini. Nel senso che capita molto spesso che a doppiatrici donne venga chiesto di fare parti maschili di bambini maschi. Allora, è un gioco dal quale dovete passare per forza, no? Trovi la cosa divertente oppure comunque stride come nel discorso del dialetto e secondo te sarebbe meglio avere dei bambini che doppiano? Secondo me sarebbe meglio avere dei bambini che doppiano, se mi fai una domanda e devo darti una risposta sincera. Detto questo, però, diciamo anche che anche in questo caso non è così scontato riuscire a trovarne o proprio per modalità di lavoro riuscire a far sì che un bambino possa lavorare, perché c'è tutto un iter burocratico da seguire, come potrai immaginare, non semplicissimo. Perché tecnicamente un bambino non dovrebbe. C'è la possibilità di farlo, ma mamma mia, è una procedura che non finisce mai più. Poi dipende da che cosa stiamo trattando, perché vedi, alle volte, come ad esempio nel caso dei cartoni animati giapponesi, mettere un bambino vero, una bambina vera a doppiare determinati personaggi, non è detto che sia per forza una scelta corretta e giusta, innanzitutto perché anche in originale non sono bambini veri, sono donne che doppiano bambini. E Certo. poi perché più delle volte si tratta di ruoli molto complicati, molto complessi. Ad esempio, che ne so, io ho doppiato Sora in Yu-Gi-Oh! Arc 5, gli appassionati conosceranno. Ed è un personaggio molto contorto, a tratti quasi malefico, un po' viscido, in realtà non lo è, però insomma ci sono questi momenti in cui ha un che di demoniaco. Secondo me sono necessari dei sottotesti che i bambini, per ovvi motivi, non riescono, i bambini molto piccoli quantomeno, non i ragazzini, ma i bambini piccoli,
vanno protetti rendere nello stesso da certe modo. tematiche. No, ma al di là della protezione alle tematiche, ne faccio proprio un discorso di interpretazione. È proprio richiesto un tipo di interpretazione quasi più adulto, se vuoi, e quindi, mentre quando si tratta di dover riportare l'innocenza, la freschezza dei bambini, è per questo che ti dico che potendo scegliere io farei doppiare i bambini, perché con tutto l'impegno di questo mondo, cominciare da me, ma da qualsiasi altra doppiatrice che ci si metta veramente con la massima volontà a fare un lavoro, credo che quel tipo di freschezza sia Ce l'hanno assolutamente solo loro. replicabile. Sì. Ancora una cosa sui cartoni animati. Mi parli di cartoni animati e animaletti in questo Sì. caso. Parliamo di lemuri. Mi Oh mamma mia. Sì. riferisco ovviamente a Tutti pazzi per Re Julian e il personaggio è Clover, se ricordo Clover. bene. Sei Ok. preparatissimo. Ho studiato. Mannaggia, ok, meno male che questi me li ricordo tutti, tra l'altro. E non è preparato, No, assolutamente. infatti, mamma mia. Sì, Clover è... Mamma mia, che personaggio che hai citato. È un personaggio, anche questo, completamente fuori di testa. Ecco, a tal proposito, io comincio a farmi delle domande e darmi delle risposte. Perché vengo scelta per questi ruoli? Ci sarà un motivo, dico Allora, sempre. una tua collega tempo fa, che oltre a doppiare fa la direttrice di doppiaggio, mi disse: io scelgo quella voce perché so che lei può darmi quello di cui ho bisogno. Non so se ti aiuta a rispondere questa cosa. No, Poi appunto se ti vuoi ti dico dico, chi mi era, faccio ma... una domanda e mi do una In risposta, perché tanto voglio dire. realtà è una direttrice con cui hai lavorato. Ah, beh, ok. Interessante. Questo te lo dico però dopo, alle Va camere bene, d'accordo. spente. No, dicevo, sì, un personaggio faticosissimo dal punto di vista tecnico. Perché si tratta di un personaggio, come dicevo poco fa, completamente fuori di testa. O per meglio dire, completamente schizofrenico bipolare, quindi passiamo da momenti in cui ha questo atteggiamento da militare, molto seriosa, molto grintosa, alla follia più totale, con questi cambi intenzionali anche all'interno di una stessa battuta innumerevoli. Quindi o hai la preparazione proprio tecnica per starle dietro, banalmente anche con il respiro, perché a un certo punto nella gestione del fiato tu vai in apnea. Se non sai dove piazzare i fiati, e quindi sotto questo punto di vista è stata una grandissima palestra. E al di là adesso dei tecnicismi, è un'esperienza che mi ha molto divertita perché è un personaggio a suo modo molto simpatico. Va bene. Senti, c'è qualche cosa che ti piacerebbe fare che non hai ancora fatto? Un personaggio o un'attrice che vorresti doppiare? Guarda, mi piace moltissimo questa domanda, sai perché? Perché ho avuto modo di rivedere un'altra mia intervista di qualche anno fa, dove mi sono fatta da sola una tenerezza infinita, perché a una domanda simile io ho risposto. Uno dei miei sogni, non con questa voce, ma Normale? uno dei miei sogni più grandi sarebbe quello di fare anche all'interno del remake di Sailor Moon. Io ti giuro, l'altro giorno stavo per prendermi a schiaffi, ho detto, ma è giusto così. In quel momento lo pensavo davvero, e tra l'altro mi è anche Di successo fare Woof o di di fare fare più o Sailor Moon? meno Wolf nel remake di Sailor Moon, quindi wow, è stato profetico. Ma diciamo che crescendo un po' di più e avendo già sperimentato questa esperienza in particolare, la prima risposta che posso darti è mi piacerebbe non tanto interpretare un ruolo non ancora interpretato, perché ne esisterebbero un'infinità. Mi piacerebbe, in un mondo fatato, riuscire a diventare voce ufficiale di un'attrice. Quindi più che altro a ritrovare attrici già doppiate. Questo sì, mi piacerebbe molto. E hai anche in mente un nome? O non ce lo vuoi dire? No, lo posso dire tranquillamente, per quanto so che esistono già un'infinità di doppiatrici che hanno doppiato anche personaggi che ho doppiato io. Nel caso di Lily James, ad esempio, mi piacerebbe poterla ritrovare. Anni fa ho avuto modo di doppiare un'altra serie per ragazzi, intitolata Anubis, dove interpretavo una già giovane, ma ancora più giovane all'epoca, Alexandra Shipp, che è una ragazza che poi sta facendo una discreta
gavetta, devo dire la verità, e l'abbiamo ritrovata più di recente in alcuni film tipo gli X-Men nel ruolo di Tempesta da giovane, per l'appunto. Per dirne alcuni, le prime che mi vengono in mente, mi piacerebbe perché secondo me ritrovare è come veramente ritrovare un vecchio amico, una vecchia amica in questo caso. Senti, mi dai l'occasione di farti un'altra domanda allora, Sì. che è relativa proprio al cambio di voci, una delle cose che più sconvolge i fan del doppiaggio, Ok. che poi magari parliamo anche un po' di social, ma tra un attimo, quindi parcheggiamo un secondo il tema. Va benissimo. Però effettivamente il cambio di voce è una cosa che spesso destabilizza. Ora, immagino che quell'attore, quell'attrice, da un'opera all'altra, grossi problemi non ce n'è. È più drammatico quando avviene all'interno della stessa serie, in cui come indemoniati gli attori improvvisamente da una stagione all'altra cambiano tutte le voci. È capitato spesso. Però, ecco, ad esempio tu hai citato Lily James, che effettivamente è stata doppiata in Cenerentola e Orgoglio, Pregiudizio, Zombie da Letizia Ciampa, mi pare. Può essere, in questo senso sei molto più preparato di me, lo confesso. Ok, poi verifichiamo se è vero o se ricordo male. Quindi in quel caso è entrata la tua voce al posto della sua, ma ci saranno altri casi in cui personaggi che hai doppiato tu verranno poi doppiati, personaggi, attori verranno doppiati da altri. Secondo te, gioco forza, perché chiaramente le produzioni sono, sappiamo come funzionano, ma secondo te sarebbe meglio preservare o c'è del positivo in questo continuamente fare cambi, quindi dal punto di vista vostro, sperimentare Ma tu nuove. fai delle domande, cavolo, E sono di una vecchio, certa sono sostanza. vecchio, il Ma problema è no, in realtà quello. sono estremamente stimolanti, quindi ti ringrazio perché sono spunto di riflessione anche per me. Ma come parlo bene? Questa poi la Questa la tagliamo. tagliamo? No, no, seriamente, a parte gli scherzi. Dunque, per quanto riguarda l'abitudine all'ascolto da parte del pubblico, diciamo così, sarebbe chiaramente più bello se attori o personaggi avessero sempre la stessa voce, per creare un discorso di familiarità in qualche modo. Nonché per i doppiatori in primis, perché cavolo, gioco forza, no? Certo. Ora, se sia realmente giusto che debba essere sempre una sola voce a doppiare un'attrice, ad esempio, non so se lo posso dichiarare con estrema fermezza. Punto primo, che poi è anche uno dei motivi che spingono alle volte a sostituire in base ai film le voci, è un discorso di, a mio avviso discutibile, premetto, però è un discorso di idee. Cioè per alcuni clienti o probabilmente, non so, alcuni direttori o direttrici, una determinata voce non necessariamente è indicata per interpretare ruoli brillanti o drammatici al tempo stesso. Discutibile nel senso che un doppiatore è un attore e quindi credo che concedendo il tempo, e questo è un grande problema perché di tempo non ce n'è, i mezzi per poter lavorare su un personaggio, insomma, ci si possa arrivare. E poi sì, diciamo che questo permette anche a più voci di lavorare perché siamo talmente tanti che. Però c'è anche tanta produzione, soprattutto tempi brevissimi, no? Stavi accennando al fatto che Sempre più brevi. ultimamente, beh, l'abbiamo visto con le serie TV, quelle di un certo spessore, entro una settimana devono già essere sfornate e pronte. Questo però incide sulla qualità. Accidenti, se incide sulla qualità. Ora non entro nel dettaglio di produzioni con messe in onda televisive quasi in contemporanea perché direttamente non mi sono ancora capitate, ma anche soltanto banalmente pensando a queste nuove piattaforme, perché la realtà dei fatti è che il mercato dell'intrattenimento sta molto cambiando, è già cambiato da quel po'. Però penso di poterle citare, spero, Netflix piuttosto che Amazon, insomma questi grandi contenitori di contenuti fanno sì che loro abbiano necessità di avere quanti più prodotti possibili,
da offrire ai loro clienti. Al tempo stesso, però, fa anche sì che bisogna cercare di ottimizzare in ogni senso possibile le produzioni, le lavorazioni per quanto riguarda il doppiaggio. E quindi diventa complicato, però diciamo che, appunto, come ho detto anche poco fa, è veramente un mercato in evoluzione e si cerca di starci dietro per quanto possibile. Va bene, allora cambiamo settore e arriviamo. Ok. Benissimo, benissimo. Poi facciamo qualche altra Sì. domanda sull'industria, ma almeno intervalliamo e parliamo di videogame. Ok. Allora, sappiamo quanto sia drammatico doppiare un personaggio di un videogioco perché non avete niente, avete soltanto Beh, la già il traccia fatto che dell'onde. tu e altri lo sappiano mi riempie di Ora, gioia io lo so. perché, meno male. No, sappiamo che è veramente difficile, che ci sono anche tante rilavorazioni, che spesso noi poveri giocatori in cui ci immergiamo in un'avventura e vediamo una situazione tranquilla, quei personaggi che urlano come pazzi oppure che stanno morendo e dicono: sappiamo che è dovuto al fatto che non avete il giusto supporto, quindi non credo che nessuno vi biasimerà per questo. Però io so che tu hai fatto quattro titoli, tre diciamo dai, tre franchise molto grossi e molto importanti, che sono Days Gone, Gears ovviamente e Marvel Spider-Man. In che ordine li metti? Di preferenza mia personale? E soprattutto in che termini? Cioè, in termini da videogiocatrice, da No, 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 da doppiatrice? doppiatrice. Ok, no, Poi perché da videogiocatore te lo chiedo. potrebbe anche essere differente. Allora, direi, cavolo, in realtà faccio fatica a esprimere una preferenza tra il personaggio, ad esempio, di Mary Jane e quello di Kate in Gears, perché sono due personaggi comunque che presentano delle analogie, ma comunque diverse, ma che mi sono piaciute veramente, credimi, alla stessa maniera. Allora, diciamo due primi posti e un terzo posto ad Days Gone. No, però per quanto io faccia fatica, ti devo dire, il personaggio di Mary Jane, come primo impatto, mi baso solo sul primo impatto, è stato più naturale, riautocitandomi, perché appunto si tratta di una ragazza molto giovane, nell'atmosfera un po' Spider-Man, quindi non ho avuto particolari difficoltà. In realtà neanche con Kate, però il primo impatto che ho avuto con Kate, lo dissi anche in un'intervista tempo fa, è stato innanzitutto wow, che è una gran bella ragazza, per come l'hanno resa. Ma poi avevo inizialmente qualche perplessità, nel senso che mi sono detta, ma riuscirò ad essere così tanto tosta? E poi ci ho sguazzato dentro proprio, ho detto, come va detto, e quindi me ne sono innamorata. Quindi mettiamo Kate al primo posto. Facciamo di sì, dai. Mi piacerebbe poter fare un pari Un merito, pari però merito, vabbè. va bene, vado a fare il pari Sì, merito. sì, sì, sì. Allora, hai qualche aneddoto da raccontarci su questi tre titoli? Quindi Gears 5, Spider-Man. Sicuramente. Vai. Allora, per quanto riguarda Marvel Spider-Man, è stata una produzione per cui io ancora ad oggi ringrazio di aver avuto modo di poterne prendere parte. Punto primo, perché ho avuto modo di lavorare con un team di persone eccezionale, veramente eccezionale, tra cui anche grandissimi amici. Cito giusto un istante anche Jacopo Calatroni, che è la voce di Spider-Man, che è un mio grandissimo amico da tantissimi anni, da ben prima che cominciassimo a doppiare, quindi ritrovarci professionalmente anche in questo caso, e tra l'altro per un prodotto così tanto importante, soprattutto per lui che è un grandissimo fan dell'Uomo Ragno da sempre, è stato particolarmente emozionante. Avete lavorato insieme al Leggio o No, separati? no, questo non succede praticamente mai e men che mai nei videogiochi. Ognuno si suol dire colonna separata, tu saprai, e così abbiamo fatto.
E purtroppo però, insomma. E questo è uno dei motivi. Poi perché mi è piaciuto il personaggio, come ti dicevo prima, insomma ci siamo molto 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 divertiti. E ringrazio soprattutto perché prima dicevamo che nella stragrande maggioranza dei casi non è possibile vedere assolutamente niente dei videogiochi in fase di doppiaggio. In quel caso, nello specifico, così non è stato. Meno male, cioè, almeno per le cutscene, quasi tutte, non proprio tuttissime, abbiamo visto i video. Quindi avete veramente Abbiamo doppiato. veramente doppiato e mi è sembrato di sognare perché, cavolo, è un'altra cosa. È un'altra cosa. È veramente un'altra cosa e quindi meno male. Poi l'hanno fatta molto carina, Origen, voglio dire. Sì. È un gran bel personaggio, effettivamente. Io sto giocando in questo momento, Sì, ti piace, ma puoi assolutamente. essere sincero, No, perché no, no, so che in assolutamente. realtà non è piaciuto proprio a tuttissimi, perché è un po' più puntigliosetta, che Ah, però. beh, sì, ma comunque. Nelle produzioni, cioè nei videogiochi c'è sempre un po' di limatura, nel senso rispetto al fumetto, vabbè, i film non ne parliamo proprio. A me sta piacendo assolutamente il prodotto nel complesso e quindi. Ora, io non sono una grande conoscitrice dell'Uomo Ragno, inteso come fumetto, comunque con tutta la saga dei personaggi, quindi farò delle gaffe sicuramente, però credo di aver percepito che questa versione di Mary Jane non sia esattamente quella canonica del fumetto, che io conoscevo proprio a grandi linee, proprio la classica principessa in difficoltà, assolutamente no, perché non è questo Mary Jane, però. Me l'aspettavo molto diversa. Guarda, la serie di Spider-Man ha 700 albi, durante i quali è Ecco. successo praticamente di tutto, e poi dopo essere finito è pure ricominciato, per Va cui bene, allora per carità. non potrei dirti. Diciamo allora, questa versione di Mary Questa Jane mi è piaciuta. ci è piaciuta, va Sì. bene, va benissimo. Per quanto riguarda, rispondendo sempre alla tua Sì. domanda, Gears. La situazione è stata più o meno analoga. Tra l'altro, se mi permetti, apro una piccolissima parentesi perché in questo momento ci troviamo proprio nello studio dove io ho doppiato Gears. Stiamo calcando i Sì, pavimenti. esatto. Lo studio è Disk to Disk, che però ha lavorato in collaborazione con Lionbridge. Lionbridge ha commissionato il lavoro a Disk to Disk e Lionbridge è una realtà che si occupa appunto della localizzazione in più lingue, videogiochi in questo caso. E Disk to Disk quindi è un partner, mettiamola così, di Lionbridge. Però calcare le mura in questo momento è bizzarro e particolare, quindi sono molto contenta e ringrazio Disk to Disk e Lionbridge. Va bene, allora dicevi di Kite. Di Kite. Kite, come ti dicevo prima, è un altro personaggio che mi è piaciuto tantissimo. Nell'ultimo capitolo in particolare, evitando di diciamo, Spoilerare troppo. spoilerare qualsiasi cosa perché non so che non è uscito da così tanto, anzi, ho avuto modo io, per quello che ho potuto capire, perché anche qui, al di là, meno male, di qualche cutscene, non è che avessimo chiarissimo cosa stava succedendo, eccetera, eccetera. Ho trovato, diciamo, la volontà di approfondire l'aspetto emotivo dei personaggi. E nel caso di Kite questa cosa è emersa particolarmente, anche perché nell'ultimo capitolo è proprio la protagonista ad un Certo. certo punto del gioco. E quindi l'ho apprezzata ancora di più, perché ho conosciuto meglio quelle che sono le sue fragilità in qualche modo, al di là del personaggio, ah, sono una guerriera con le mie armi, vi ammazzo tutti, c'è molto di più. E già era emerso dal capitolo precedente, ma in questo in particolare, cavolo, ti giuro, mi sta venendo la pelle d'oca perché mi ricordo di alcune cose, è stato bello. Senti, quanto tempo ci vuole per doppiare un gioco come Gears? Sai che mi fai una bellissima domanda. Allora, dal punto di vista globale non ti saprei rispondere perché non mi è mai capitato di occuparmi della pianificazione di un intero prodotto. Ti posso parlare di quello che concerne la mia esperienza, quindi del mio personaggio. Nel caso di Gears penso di averci messo qualcosa come una decina di turni, non vorrei dire una fesseria, mamma mia.
Per turno noi intendiamo 3 ore di lavoro, quindi fate il 30 ore. conto, sì, ma anche qualcosina in più forse. Ci sono state rilavorazioni? Come Sì. rifacimenti, sì, è capitato, neanche troppe in realtà, Andava però liscio. sì, però è capitato. Alle volte capita di dover fare delle aggiunte, magari per dei DLC, quindi contenuti che escono fuori in un Certo, secondo vi momento, richiamano. esatto, o per la parte online, per dirtene una. Sì, può capitare questo. Ora purtroppo mi sfugge quante ore Vabbè, esattamente. ma come ordine di grandezza va bene. Vuoi raccontarci qualcosa di Ricky? Qualcosa di Ricky. Allora, Ricky invece è un personaggio con cui ho avuto meno modo di entrare in sintonia, banalmente anche per numero di ore di lavoro. È un personaggio secondario e in realtà la lavorazione si è conclusa relativamente presto. Non che non mi sia piaciuto come personaggio, però ecco, rispetto ad altri, mi ha detto leggermente meno. E comunque, in fin dei conti, anche lei presenta molte analogie con personaggi a cui sono solita prestare voce. È anche lei una donna molto forte, molto sul pezzo, sicuramente anche con le sue fragilità che però difficilmente mostra. Una buona, ma una con Tosta. i cosiddetti. Hai una scena con Ricky in cui lei fa delle avance al protagonista, che non vanno benissimo peraltro. Sì. Ci vuoi raccontare qualcosa di questa scena? Ma dal punto di vista del doppiaggio mi aspettavo che sarebbe successo, strada facendo, perché cominci a capire che tipo di rapporto si viene a creare tra i due personaggi. L'ho trovata simpatica da interpretare, sai, il dover fare il femminone al suo modo. A suo modo, perché poi in realtà non fa assolutamente niente di così tanto provocante, anzi. Me lo aspettavo, mi sono fatta anche una mezza risata, ma sai perché? Perché noi, almeno io, ogni volta che mi ritrovo a doppiare un personaggio, io che sono curiosa come una scimmia, mi informo su chi interpreterà chi. Quindi magari penso a chi sta interpretando la mia controparte in quel momento, e alle volte diventa esilarante per tanti motivi, quindi mi sono divertita in questo senso pensando al mio collega, che cito anche lui, mi fa piacere poterlo fare, che è Francesco Rizzi. Va bene. Senti, ti faccio una serie di domande a raffica e tu mi devi dire o l'una o l'altra. Molto Ma mamma mia, ok. semplice, è solo per conoscerti Per meglio. mettermi a mio agio. Beh, ormai dopo un'ora che parliamo dovrebbe essere più Prego, facile. prego. Pizza o sushi? Pizza. Milano o Roma? Vabbè. Mio Dio, che brutta domanda mi Questa non stai la taglio, eh. facendo. E però la domanda è sotto che punto di... Vabbè. Bologna. Perfetto. iPhone o Android? Android. PC o Mac? Basta, ho finito. Ok. Però mi hai fatto la domanda più pesante di tutte, ma Ne vabbè. avevo altre 15 però. diciamo che va bene così. Senti, perché non c'è la tua pagina di Wikipedia? Non sono famosa abbastanza? Andiamo a creare stasera, non ti preoccupare. Domani la troviamo. Non ne ho idea in realtà. Ma in realtà ci sta anche, dai, voglio dire. Sto cercando di farmi conoscere nel tempo, quindi. Vabbè, adesso con questa intervista vedrai che esplosione di gioia. Tu sei presente sui social? Sì. Devo dirti, ho ancora un account Facebook, però non lo sto usando più tanto come prima. Personale o ufficiale? Personale, che poi è diventato anche un mezzo per condividere alcune informazioni lavorative. Però poiché mi sono resa conto che era molto confusionario a questo proposito, ho scelto poi nel tempo di aprire un account Instagram solo ed esclusivamente de dedicato al mio lavoro.
Quindi chi vuole entrare in contatto con te ti deve cercare La.Sorrentino! Che originalità! Yeah! su Instagram. Su Instagram, sì. Assolutamente, va Sì. bene. E rispondi proprio tu. Rispondo proprio io, sì. No, non ho ancora un Non hai ancora un manager. PR dietro. No, no, no. No. Assolutamente. Non ho la pagina di Wikipedia No, ma che adesso proviamo tutto quanto, non ti preoccupare. A proposito di social, quindi, torniamo a bomba sul discorso che avevamo soltanto accennato prima. I fan sono molto attivi, i fan del doppiaggio in generale, ma anche proprio di singoli doppiatori in particolare, sono molto attivi sulle varie pagine Facebook e su gruppi dedicati al doppiaggio, spesso con discussioni al limite del surreale dal mio punto di vista. Avete sentito che hanno messo quella voce su quel personaggio, però secondo me avrebbe dovuto esserci quell'altro doppiatore perché... E cominciano questi discussioni, questi thread infiniti. No, nota bene che ho edulcorato da qualunque Non ti connotazione, preoccupare. però voglio sapere tu che connotazioni ci metti a questo rapporto dei... Questo è uno dei tanti motivi che mi hanno spinta ad A chiudere Facebook. allontanarmi da alcune dinamiche di Facebook. Non che su Instagram non si possano presentare, però alcune tipologie di polemica le comprendo, perché le comprendo. D'altra parte un social ti mette in contatto con tantissime persone e nella misura in cui tu esprimi un'opinione è anche, insomma, c'è anche da aspettarsi che qualcuno intervenga. Non mi piace la modalità con cui avviene questo scambio, perché mio punto di vista, condivisibile o meno che sia, credo che in qualche modo ci alieni nel confrontarci. Cioè, ma parlo anche di me stessa, mi sono resa conto purtroppo, almeno in un paio di occasioni, che il fatto di non avere davanti a me l'interlocutore mi metteva nella condizione o di fraintendere determinati pensieri, e come puoi capirli esattamente per iscritto, no? Si dava veramente il via a un tipo di aggressività gratuita, i famosi leoni da tastiera, che io sarei pronta quasi a scommettere che invece in un dialogo come sta avvenendo tra me e te in questo momento non si presenterebbe quasi Sicuramente. mai. Io ad esempio ti odio tantissimo, però sono di persone, non posso. Anche io, ma Però non si può fare. sì. Tagliamo anche Se vuoi però ti scrivo con la tastiera che ti detesto! Hashtag odio! Assolutamente. Sì, anche perché poi una delle dinamiche classiche è che sono tutti molto esperti. Sono tutti professionisti. Tra l'altro, però sì, proprio in generale, io preferirei affrontare un argomento, ad esempio come il doppiaggio, a livello di idee personali anche in qualche modo, davanti a una tazza di caffè. E purtroppo non sempre ci riesco, perché alle volte capita di leggere di quelle, passatemi il termine, boiate in vere conde, perciò dici, ma io non posso non dire niente. E altre volte dici sì, ma ai fin dei conti perché? Perché? E poi purtroppo alle volte ti mettono anche in una posizione scomoda, ad esempio quando ti Certo. chiedono un parere su un lavoro fatto da altre persone. Io nei limiti del possibile cerco di non farlo, poi non sempre ci riesco, perché criticare i colleghi lo trovo scarsamente professionale. Beh, è chiaro che io posso avere le mie opinioni, non voglio prendere in giro nessuno, però arrivare a dire questa doppiatrice mi ha fatto orrore nella produzione X, è proprio una cosa che non mi appartiene. Mi appartiene magari commentare, sì, confesso, peccato, alcune dinamiche commerciali. Ok, vuoi buttare qualcosa su, qualche ceppo sul fuoco o passiamo Ma sai oltre? che cos'è più che altro? Che le parentesi da aprire sarebbero talmente tante e lunghe. La concludo però immediatamente, perché è una delle tematiche più ricorrenti quando viene richiesta a noi doppiatori un'opinione. I talent. Allora, io come Katia Sorrentino non è che mi dichiaro contraria a prescindere, perché io ritengo, anche in questo caso, che se i talent
vengono utilizzati con criterio e intelligenza. Non ci sia neanche necessariamente qualcosa di male, con manovre commerciali, perché è diritto di un cliente capire come riuscire a tirare su il maggior numero di visualizzazioni di questi tempi, fa tendenza. Però appunto con criterio. Un esempio che mi sento di fare tranquillamente, perché l'ho visto come film, che è Zootropolis qualche anno fa, presenta anche in quel caso l'utilizzo di talent. In certi casi è che talent, tra l'altro, ma in senso positivo. In altri si tratta di persone che non sono assolutamente avvezze al doppiaggio. Però sono state così tanto bene, secondo me, contestualizzate e su ruoli, diciamoci la verità, talmente marginali, che dici, ma perché dovrei arrabbiarmi? Cioè, veramente un utilizzo intelligente, e credo che questo sia possibile, non impossibile. Per il resto, ogni polemica in verità è molto fine a se stessa, perché io ho sempre detto: se avessimo tutti la forza, più che scrivere sui social, ah, il talent X nel film X! Dicevo, se avessimo la forza di non andare al cinema, o di andare al cinema, uscire fuori e dire: ridatemi i soldi, in un mondo ideale, mi rendo Certo. conto, sarebbe molto più efficace. Beh, lì è merito forse anche del direttore del doppiaggio quando riesce a, quando si trova costretto a utilizzare un non attore, non doppiatore, Immagino di sì, per ora riuscire non a mi è mai incastrare. capitato, Ora, qualche però. nome, cioè ne abbiamo tonnellate, eh. Tanto posso fare, tanto io non faccio parte del settore, quindi. Però il primo che mi viene in mente è José Altafini, un ex calciatore, ha cioè 70 anni, giù di lì. Faceva faceva il bulldog in Rio, se ricordo bene. Non l'ho vista. Allora, il film. Va bene. Sul film non mi esprimo. Ovviamente non è un doppiatore, quello è il risultato. Venendo a una produzione più piccola, Vaporidis è stato utilizzato in una puntata di SpongeBob. Non è un doppiatore. Poi ci sono anche, cioè sono buttato dentro ultimamente, lasciamo perdere, sono andato più indietro apposta con nomi più, però effettivamente il nome dovrebbe fungere da richiamo, però poi stride, stona. Insomma, in quel caso è meglio vederlo in inglese. Ah, che bella domanda! Guarda che sei un po' disgraziatello, tu, se posso permettermi. Aspetta, è l'ultima domanda che è ancora peggio. Che miseria, ragazzi! Ma che devo dire? Ma io è chiaro che sono di parte e, potendo scegliere, dico sempre: provate a guardare i film doppiati, è chiaro. Ma è altrettanto chiaro. Più che altro, io mi arrabbio quando, per partito preso, una persona ritiene che il doppiaggio italiano di un film faccia schifo perché è doppiato. Ma perché? Ma chi gliel'ha Quando in realtà detto? abbiamo i doppiatori migliori al mondo, ma vabbè, questo è un altro. Vabbè, non voglio entrare neanche nel merito No, di ma lo questo, dico io, perché lo dico no, io, lo dico io. certo, però in generale, non capisco perché. Ecco, questo sì, mi infastidisce molto, perché dico: ma voi guardate un prodotto e poi giudicate. Questo sì. Non sono contraria al dire: guardate un prodotto in lingua originale. Semplicemente dico: intanto è vero ed è chiaro che qualcosa verrà inevitabilmente perso. D'altra parte è un'opera di adattamento e quindi ci sta. Ma alle volte invece un doppiaggio, se fatto con determinati criteri, può essere anche un valore aggiunto. Ricordiamoci sempre attori molto famosi, interpretati, che ne so, da Ferruccio Amendola, che ha caratterizzato lui. Oh, boh, la buon'anima di Tonino Accolla con Eddie Murphy. Cioè, io non riuscirei ad immaginarmi un Eddie Murphy diverso da quello. Certo. E anzi, mi fa strano vederlo in originale, in questo senso. Beh, capita soprattutto sulle produzioni un po' più indietro, magari erano fatte con altri crismi, Eh sì, effettivamente sì. ho provato a vedere in originale, ma rendono molto meno. Cioè, molto spesso ci sono stati adattamenti, grazie a direttori del doppiaggio monumentali come Tonino Accolla, che hanno guadagnato moltissimo. Lo stesso Sì, Woody Allen diceva che Orazio Leonello l'aveva reso un attore migliore grazie al suo doppiaggio. Senti, ti faccio l'ultima domanda, quella brutta e cattiva. mamma mia, aiutatemi. Sì. Tra
tramite social prevalentemente, però in vari modi, negli ultimi anni i doppiatori stanno emergendo dall'ombra e diventano comunque delle presenze concrete che appunto danno poi adito a discussioni, a ragionamenti, ma anche solo chiacchiere con gli appassionati, però fino a qualche tempo fa non si sapeva che faccia avesse Pino Locchi, tanto per dirne uno. Uno a caso, tra Oh, l'altro. assolutamente. O uno dei miei eroi d'infanzia che era Claudio Cappone. La mia voce preferita fin tanto che c'è stata. E invece adesso ci sono molti attori, molti doppiatori che hanno le proprie pagine Facebook e rispondono, intervengono, magari parlano di cose personali. Ecco, la domanda brutta che ti voglio fare è: secondo te va bene o si sta snaturando la magia del doppiaggio in questo modo? Io ritengo che abbiamo senz'altro una parte di responsabilità in quello che tu stai menzionando adesso, perché è diventato tutto più accessibile. Ma è anche vero che noi siamo proprio figli di una generazione, siamo noi una generazione differente, siamo figli di tempi e di epoche molto differenti da un po' di tempo fa, sono cambiati tantissimo i mezzi. E troverei innaturale per noi, ma neanche tanto per noi, ma anche quelli ancora più giovani. Io al momento lo dico tranquillamente, ho 32 anni, ma magari ci sono doppiatori molto più giovani che hanno iniziato da piccini, che però adesso hanno 20 anni, che parliamoci chiaro, riuscireste ad immaginarveli comunicare con il mondo in maniera differente? Cioè, credo che sia veramente il riflesso dell'evoluzione. Mi sto sentendo un po' troppo culturata oggi, però può servire perché vedi così non mi fanno doppiare necessariamente quelle fuori di testa. Stiamo lavorando per la tua No, professionalità. beh, in realtà sì, mi prendevo in giro da sola, però davvero penso che sia il riflesso dell'epoca in cui viviamo e certamente stranisce a un doppiatore degli anni 70 ritrovarsi in un contesto del genere. Perché come era giusto che fosse, all'epoca il doppiatore era un lavoro nell'ombra, punto e a capo, e adesso sta cambiando. Ora non so dirti se ha torto o ragione, però è un dato di fatto e quindi uno si adegua insomma ai mezzi del momento. Va bene. Cati, ascolta, io ti ringrazio Ringrazio io tantissimo. te. Ti chiedo se vuoi fare un saluto a chi ci sta seguendo con una delle tue voci, quella che vuoi te. Guarda qua. Ok, allora uso comunque più o meno la mia, ma un po' più sgrezza perché adesso posso finalmente rispondere al motivo. Io sono nata e cresciuta a Bologna, questo sì, ma Sorrentino mi tradisce, tutta la mia famiglia è campana, e allora mo, mi sento a casa se parlo così. Tutto questo per dirvi che pubblico di nerdando.com soprattutto, ma chiunque incapperà in queste interviste, io vi ringrazio. Grazie assai per l'affetto, che molti di voi mi trasmettono in molteplici maniere. No, a parte gli scherzi, grazie mille davvero. Grazie ancora a te Maurizio, grazie ancora, mi ripeto, ma è necessario e lo faccio più che volentieri di Studisk e Lionbridge. Grazie, grazie, grazie. Io dico sempre, non per fare delle sviolinate, ma che molti di noi non sarebbero quello che sono senza di voi, quindi grazie. Evviva i videogiochi, in particolare il Guarda, mondo del nerd, perché io sono nerd, sempre e comunque. assolutamente. Grazie. Ci mancherebbe.